Ti piace trascorrere la domenica pomeriggio osservando navi con il binocolo puntato su imponenti imbarcazioni che solcano l'orizzonte? Allora sei nel posto giusto. Potresti trovare nuove navi da aggiungere alla tua lista di avvistamenti. Senza ulteriori indugi, scopriamo 10 delle navi più grandi al mondo. Numero 10. Wonder of the Seas. Ora parliamo dell'attuale ammiraglia della Royal Caribbean Cruise Line, che però presto sarà superata dalla Icon of the Seas. Realizzata nel 2022, questa imponente nave da crociera pesa oltre 236.000 tonnellate lorde e può ospitare circa 7.000 passeggeri e oltre 2.000 membri dell'equipaggio. La nave è suddivisa in veri e propri quartieri per evitare la sensazione di sovraffollamento. Dispone di una promenade con giochi, hot dog, negozi di dolciumi, un bar sportivo e, ovviamente, un'area piscine con vasche idromassaggio e altre attrazioni acquatiche. Non mancano un parco con ristoranti e negozi, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un club di cabaret, un casinò, un teatro, una spa, un salone di bellezza e una palestra. Davvero una città galleggiante. Numero 9. Odyssey of the Seas. La Royal Caribbean possiede così tante navi da crociera che è quasi incredibile. Attualmente ne ha 26, suddivise in 6 classi. La compagnia vanta alcune delle navi più grandi al mondo, con una capacità eccezionale su quasi tutte le sue imbarcazioni e ottiene enormi profitti da questo settore. L'Odyssey of the Seas è un'altra colossale nave della Royal Caribbean, simile a un grande campo estivo galleggiante per bambini. La descrivono come ideale per le famiglie, ma chi desidera una vacanza circondato da bambini che schiamazzano e si tuffano nelle piscine dovrà essere davvero audace. La compagnia promette anche spazi per adulti, il solarium, un'area a loro dedicata, con bistrò, bar, zone lounge e idromassaggio, anche se è probabile che venga affollata dai 4.000 adulti in cerca di tranquillità lontano dai piccoli. Numero 8. Freedom of the Seas. Un'altra delle mastodontiche navi della Royal Caribbean, questa risale ai primi anni 2000. Inaugurata nel 2006, era la nave passeggeri più grande al mondo, sebbene presto superata da altre imbarcazioni della stessa compagnia. La Freedom of the Seas è lunga oltre 330 metri e larga 56 metri. Può ospitare più di 5.000 persone e viaggia a 21,6 nodi. All'epoca del varo era considerata all'avanguardia, con una promenade, negozi, vari ristoranti, una biblioteca, diversi bar, un teatro, club e persino una pista di pattinaggio. Disponeva anche di un ponte sportivo con mini golf, basket e parete da arrampicata. Tuttavia, con i continui aggiornamenti della Royal Caribbean, queste navi sembrano ormai modeste rispetto alle più recenti. Numero 7. Mariner of the Seas. Ecco la Mariner of the Seas. Certo, è un'enorme nave da crociera, ma cosa ha di diverso rispetto alle altre migliaia di imbarcazioni della compagnia? Beh, non ne sono sicuro. In fin dei conti, si assomigliano tutte. Alcune sono un po' più grandi o piccole, alcune hanno 20 piscine, altre 23. Su questa nave puoi trovare un laser tag, perfetto per sfogarti se ti stanchi di vedere le stesse persone ogni giorno su questo carcere vacanziero. Poi c'è la Flow Rider, una macchina per fare surf. Perché affrontare il mare vero quando puoi cavalcare un'onda finta? E dopo, perché non provare una escape room, per sentire almeno l'illusione di fuga? Se tutto questo è troppo, ci sono molti bar e ristoranti per distrarsi con un cocktail. Numero 6. Icon of the Seas. Non so se hai un'opinione precisa sulle navi da crociera, ma questa è un autentico colosso. Probabilmente o ami le enormi navi da crociera oppure le detesti con passione, e questa è davvero la più grande di tutte. Icon of the Seas è la nuovissima nave della Royal Caribbean, la prima della classe Icon. Con le sue 250.800 tonnellate, è del 6% più grande dell'attuale Wonder of the Seas, la nave da crociera più imponente al mondo. Può ospitare quasi 10.000 persone, tra passeggeri ed equipaggio, un'intera folla in mare aperto.
Alta 20 ponti, la nave è dotata di un gigantesco parco acquatico, vaste aree per l'intrattenimento, molte zone dedicate alle famiglie e ben 14 nuove categorie di cabine. Questa Monster salperà agli inizi del 2024, pronta a battere ogni record. Numero 5. Carnival Celebration. Nonostante le dimensioni di questa nave, la Carnival Celebration mi provoca una certa claustrofobia. Questa imbarcazione della Carnival Cruise Line, sebbene leggermente più piccola delle navi Royal Caribbean, pesa 183.521 tonnellate e punta su eccessi e divertimenti. Carnival ha riempito la nave di attrazioni, incluso un vero e proprio ottovolante chiamato Bolt. Offre diverse categorie di cabine, dalle sistemazioni familiari a quelle di lusso. E se la tua cabina è senza finestra, non preoccuparti. Ci sono decine di ristoranti, bar e intrattenimenti, tra cui spettacoli comici, attività per bambini e partnership con il Kennedy Space Center, dove i tuoi figli possono imparare la scienza mentre ti godi un drink. Numero 4. Carnival Panorama. Ora vi presentiamo un'altra delle Carnival Fun Boats. Se vi piacciono le grandi navi, sembra che il mercato sia dominato da Carnival e Royal Caribbean. La Carnival Panorama è una nave di classe. Vista attiva dal 2019, anche se è stata superata da navi più grandi nel tempo, continua a navigare. Il ponte superiore è simile a un parco avventura per criceti, con scivoli d'acqua, una delle principali attrazioni per le famiglie. Anche se offre numerosi bar e locali per divertirsi, manca di alcune caratteristiche moderne fondamentali, come un casinò e un centro benessere, il che è preoccupante per una nave che attracca in California. Con una capacità di 4.008 passeggeri e 1.450 membri dell'equipaggio, nonostante la sua giovane età, sta già mostrando segni di problemi e Carnival ha dovuto annullare alcune crociere e rimborsare i clienti. Numero 3. The Carnival Breeze. E ora, lo avreste mai immaginato? Sì, abbiamo un'altra nave da crociera della Carnival. Questa è la Carnival Breeze, una nave che ha fatto il suo debutto nel 2012 e offre vari itinerari nei Caraibi partendo dal suo porto di origine a Miami, in Florida. Che vita glam! La nave è piuttosto grande, con una capacità di 3.690 passeggeri e 1.386 membri dell'equipaggio. Risulta piccola rispetto alle navi più grandi attualmente in circolazione. Come sappiamo, tuttavia, è solo la dimensione che conta. A bordo, i passeggeri possono trovare numerosi bar e opzioni di ristorazione, un casinò e addirittura un centro benessere. Che lusso! Numero 2. Carnival Radiance. La prossima nave di cui parleremo è un'altra della Carnival, questa volta piuttosto datata, ma ha ricevuto un bel restyling che la rende quasi nuova. La Carnival Radiance, in precedenza chiamata Carnival Victory, è entrata in servizio nel 2000, ma ha iniziato a mostrare segni di usura dopo anni di attività. Nel 2020 è stata rinnovata e rinominata in Lady Radiance. Con un tonnellaggio lordo di 102.900 tonnellate, può ospitare 2.764 passeggeri e ha 1.100 membri dell'equipaggio. La nave offre 4 piscine, un centro benessere, un casinò, 3 ristoranti e numerosi bar, insieme a spettacoli in stile Las Vegas, molto apprezzati dai croceristi. Numero 1. MSC Seascape. Come terza compagnia di crociere più grande al mondo, MSC offre navi di dimensioni notevoli. Ecco quindi la MSC Seascape, la più grande delle 4 navi della classe Seaside della flotta MSC Cruises. Con una lunghezza di 339 metri e un tonnellaggio lordo di 169.400 tonnellate, è senza dubbio una nave imponente e moderna. Alta 20 ponti, la MSC Seascape può ospitare più di 5.000 passeggeri e ha un equipaggio di 1.448 membri. Il design di questa mega nave da crociera ricorda un'imbarcazione con un grande hotel sopraelevato. MSC afferma che questa nave si distingue per i suoi spazi all'aperto, in particolare per l'area promenade.
Un elemento caratterizzante è il Robotron, un grande braccio robotico che fa provare ai passeggeri l'emozione di dondolarsi sopra l'oceano. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!